estate al mare, voglia di remare. Certo Dire che hai un panorama meraviglioso, stupendo. Hai l'Etna da un lato e il mare dall'altra parte, non ci e facciamo mancare noi, nulla. ma non è nella vita, quello che possiamo non ce lo devono togliere nessuno. Esatto. Amici, buongiorno, buongiorno e buona settimana a tutti. Siamo a Giardini Naxos. Come vedete, siamo in un posto meraviglioso, uno dei posti più famosi nel mondo, non in Italia, nel mondo. E siamo a casa di una mia cara amica, che dico, di me sorella, la mia piccirida. Io l'ho cresciuta, la prima volta che l'ho vista a trovare su Brancarro. Da quel giorno in poi siamo diventati amici, non ci siamo più lasciati. Siamo a casa di Giovanna D'Angi, Eccomi a Troia buongiorno. su Brancarro, è È bellissima. bellissima. Poi spiegheremo Spiegheremo, ci perché. arriveremo, Ci ci arriveremo. arriveremo, ci arriveremo. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Cucina che vai, caneba che trova, parte che caneba che trovi. Parte oggi a casa di Giovanni D'Angi per tutta la settimana. Eh Allora, sì. cominciamo a penare, ma bestate siamo. Vabbè, tranquilla, il Non ha tempo. importanza, tutto passa. Allora, abbiamo di che cucinare, abbiamo di che raccontare, cantante, solo ed esclusivamente cantante, con le sue sfaccettature di cantante, perché è una cantante che si avvia a tutti i gnuni. Ma anche quello racconteremo dopo il perché. Il perché. Non siamo da soli perché questa settimana si parla solo di musica. Si parla solo di musica, c'è una sorpresa dopo. Sorpresa, Ma dopo la non vedrete. svegliamo nulla. No, intanto ce l'andiamo in cucina a cucinare. Sai cucinare? Certo. Sì, Ma credici. scusa, ma Sì, che... credici, credici. Una che non sta mai a casa sa più Sai cucinare cucinare. tu? Io mi arrangio, Allora ma basta così, scusa. comunque c'è mamma D'Angi che già a metà strada ci ha portato, quindi ci viene più Esatto. facile. Ci vediamo in cucina dopo. Ciao! Caneba che vai, cucina che trovi. Che mare, che cavolo. Sensazionali a pranzo, a cena, e credi a me, son buone anche al mattino, al posto del caffè. Buongiorno! Buongiorno a tutti, benvenuti. Siamo alla quarta settimana di Cucina che vai, caneba che trovi, e sono a casa di una mia amica, ma che dico amica, di una grande cantante, di una vera cantante, accompagnata da un musicista che vi presenteremo dopo, ma intanto siamo a casa di Giovanna D'Angi. Benvenuti, benvenuti. Buongiorno, buongiorno, che Buongiorno. piacere, Ma guarda, guarda. il piacere è mio, zitto. Quando io per scherzo ti dissi l'altro giorno, ci sei, che faccio? Potremmo venire alla tua casa a cucinare? Tu mi dicesti sì, io non mi faccio scappare sta cosa. E a sto Nel giro di punto, 5 minuti, vai. tutto, tutto. E siamo qui per questa settimana di Cucina che vai, che neve che trovi. 98 del digitale terrestre, dal lunedì al venerdì. Mi troverete alle 13.10, alle 19, alle 22 e magari settimattina. Niente di Quindi, meno. sì, se te ne prende una, non è che appena altra, se ne prende un'altra, perché un'altra. Allora, questa settimana partiamo, naturalmente, lunedì si parte con un antipasto. Ok. Poi parleremo di te, tutto, Ma tutto, quando sì, avremo tempo di che parlare. lavorando. Cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo deciso di fare delle bruschette che non abbiamo mai fatte, e oggi a casa di Giovanna inizieremo a fare delle bruschettine. Abbiamo già trovato dei peperoni arrostiti, perché Tutto calcolato. si facevamo ci voleva uno pensai un'ate, quindi non ce la potevamo fare. Dei peperoni arrostiti. Poi abbiamo trovato stamattina il ciciredo, Fresco, giusto? fresco, che ancora si muove. Insomma. Il cicireddu, dalla nostra parte, il cicireddu è un tipo il neonato, poco più grande del neonato, ecco, Brussuliddu. russulido, e si chiama cicireddu. Con il cicireddu ci inventeremo delle polpettine Ok. accompagnate dalle bruschette, la classica bruschetta classica toscana, e poi nel Ma frattempo, come la toscana? classica perché Ci toscana? siamo Perché capiti, dove siamo? siamo a Catania, ma siccome si inventano ormai le bruschette di tutte le salse, di tutti i tipi, ma Sempre. comincio a lavare l'occhiale perché già occupai, poi Ecco. mi metto, mi piglio un grembiule, falla qualche Subito! cosa! Falla qualche Toh, cosa! guarda che grembiolino che ti ho Ah, preparato! top! Guarda, guarda. Top! Ci Ci c'è? ciao, ci Ma ciao. è topissimo, ma guardare Guarda. grembiule, attacchi in Milo, non mi farà avere la panza! No. Va bene Aspetta! così? Aspetta, sì! Allora, Non siamo soli. no, l'ho cercato e l'ho voluto, fresco fresco di crociera, arriva Pure. con noi Antonio Ferlito, Yuhu! buongiorno! Buongiorno, sono onorato di essere qui insieme a Carla e a Giovanna. È una cosa bellissima. Poi soprattutto questa nuova ricetta di queste bruschette
Toscani, come Toscani? Allora, la vera bruschetta. Ma che sta per il suo carro? No, la vera bruschetta è nata in Toscana ed era il pane vecchio, pane, il pane di un paio di giorni prima, brustolito, l'aglio passato, secato. Favoloso. Bravo. Il pomodoro fresco, una foglia di basilico e un po' di olio vergine. Il che è impossibile. Ormai è impossibile trovarlo. Il che è impossibile, ma non è già contento. Trovi l'olio ingignato. L'olio ingignato. Esatto. Ma intanto quello magari incominciamo a preparare. E come fare queste polpettine? Tu come li faresti, Antonio? Allora, gli ingredienti sono... Brava! Allora, secondo me per fare le polpettine intanto ci vuole, a parte il cecello, il cicirello, il cicirello, il cicirello. Parla una parola! Vabbè, una cosa vastasa. A parte il cicirello, naturalmente ci vuole prezzemolo. E ce l'abbiamo. E ce l'abbiamo. Poi ci vuole parmigiano, l'uovo, ci aggiungiamo un po' di pepe nero. Un po' di pepe nero anche. E metteremo della menta direttamente dal giardino di casa d'Angi. La mamma d'Angi, che più tardi le conosceremo. Mi pare un po' congazzata mamma d'Angi oggi. Vedremo come sta cosa. Voi non la vedete, ma spero che durante le puntate di questi giorni la possiamo vedere. Come a fare? Non andiamo subito a cucinare? Allora, per sbattere le uova ci vuole una baciaccia. Una? Antonio! Si sente sto coso? Si sente tutto dalla regia? Certo. Bene. Come si chiama? Chi sta un po' più grande? Un po' più grande, diciamo, una supera. Una mini suppera. Andiamo da casa suppera, se tagliamo i capelli, no? Esatto. No, io ormai diciamo, sono cose che appartengono al passato. Ma per te? Trapassato addirittura. Trapassato. Allora. Le parmigiane? Le parmigiane. Allora, buttare cicerello nella... Che dicisti? Cicerello? Buttare. Ah, buttare. Abbiare. Poi cucchiaio, mettiamo un poco di parmigiano. A occhio, sì, tutto a occhio, ma a fare perché tanto lo sappiamo che bene o male. Un po' di pepe, un neopepe. Il pepe! Ah, bestate, siamo. Chi sta mi sa che è più scassa è mia. Allora, un po' di pepe, due uova, penso che sono anche più che sufficienti. Sì, ma magari sì. No, due. Ma perché non c'è il macinapepe qua? Che c'è il pepe intero? E smettercelo, vabbè, intero. Ma no, intero no. Io no, ho pepe paura nero. A mettere il sale perché? Non vorrei che poi il cicirello. Ma sta cosa del cicirello io mai non ho diso. Il ceciuccio in italiano. No, ma io penso che già il pesce abbia un po' di sale di sé. Perciò sì, non, possiamo. Non, magari non esageriamo. Ecco qua. Ah, grazie. Arrivavo pipe da tutti i gnuni. Da tutti gli angoli. Io direi che questo possa bastare, giusto una sbarratina. Perfetto. Un ti poco sbatte? Di prezzemolo. No, aspetta, un poco di prezzemolo. Questo lo lascio fuori, dai. Allora, Giovanna, da dove arrivi? Arrivo, ho finito questa spettacolare tournée di 4 mesi con Full Monty, un musical. Sì. Dove ho visto uomini nudi per 4 mesi. Io non mi chiamaste. Ti ho invitato, non sei venuto, ti ho invitato. Hai non ragione. Hai trovato il tempo. Figlia, mi fanno lavorare. Sì, ma adesso devo vedere. Me lo strapazzate. Mi sono buttata. Ma perciò vieni da 4 mesi di Full Monde e tutti i sere si spugnavano tutte le sere. Sì, certo. Nudi. No! Ora, però, qual è la cosa bella? Che effetto Full Monty scritta, effetto luce, il pubblico non vedeva niente. Ma siccome il regista ha trovato questa cosa che noi donne assistevamo veramente allo spogliarello da sotto, che ti metti davanti, che mi arrivava il tacco, certo, dietro. Certo. Figura, ti mettevo davanti a chi aveva pagato 50 euro di biglietto, ma ammazzava. Quindi stavamo un po' laterali o in barcaccia o giù, dove l'effetto luce non c'era. Quindi mi sono fatta 4 mesi radiografia ogni sera. Beh, da qualcuno c'era da vedere, qualcuno sì. Era meglio che lo vedevi. Tipo come siamo con il tuo marito proprio. Mio marito non si vedeva che... Non si vedeva niente, si vedeva, niente, grazie, niente, no. Niente. Va bene. Antonio, ti sei persa questi qua. Tu ti spogliavi in crociera? Sì, ogni sera. Perché da cocare? Logico. Fucchetta, cominciamo a sbattere sta cosa. Sbatto io? Lui non vuole fare niente, Antonio. Ma non è vero, fare. Non è vero, guarda, non è vero. Vai, sbattiamo. Allora, abbiamo preso il cicirello. Cicirello. Ci abbiamo messo un po' di parmigiano, abbiamo messo un po' di pepe. Non abbiamo messo sale, speriamo di non... Ma un po' di sale nell'uovo tu si dici, deve mettere. Poco di sale. Sì. E un poco di prezzemolo.
Ad aggiunta, l'avevamo detto poco fa, mettiamo un po' di menta che di solito nelle frittelle non viene, no, no, non ci va, ma io sono convinto noi... che sarà il tocco meraviglioso. Ma vero, come Antonio? Mi insegna mia madre, tocco la menta arabo. Sta bene dappertutto. È verissimo, la menta sta bene dappertutto. Poi dopo ci facciamo pure un mojito. Ma anche per... certo. Comunque, buono. A proposito di mojito, briagamo a Ferlito, sì, a che sì, si sì. Antonio, tu hai bisogno del vino per suonare? Anche, diciamo che è ben accetto. Dai, un pizzichino di sale. Stavamo raccontando della tua crociera. Cioè, della tua crociera. Sei stato in crociera? Ma quanti dove sei mesi? Stato in crociera? Io sono stato quasi 7 mesi. No, anzi, ah, no, il quasi glielo levo. 7 mesi e qualche giorno. Grazie, Carlo. Te lo lascio qua? Sì, grazie. Aspetta, allora. Aspetta, Roberto. Brindiamo, Giovanna, brindiamo. 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 A questa settimana a casa d'angeli. Io scusate se non mi alzo, ma ormai no, non no, 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 tranquillo. Salute. Salute. Che buono sto vino. Bello agghiacciato. Che buono. Atturnato. Che loro buono. Guardano, ma che voi. Magari tuo papà fa sto vino? Ma tuo padre un umente sone. Esatto, un po' come me. Io ne curico, ma un umente sone. Pronto. Mm-hmm. Allora, senti, facciamo una cosa. Nel frattempo che noi incominciamo a caffare, perché adesso tra un qui poco, abbiamo tutto pronto. Quasi tutto pronto. Perché non ci cominciamo a sentire? Oh, questa settimana parleremo di musica. Ci sarà musica sempre. Ci sarà musica. Siamo accompagnati da uno dei più bravi chitarristi che abbiamo concordo, in Italia. Concordo. Una delle cantanti più brave che abbiamo in Italia, no una, è la cantante più brava che abbiamo in Italia. È uno dei cabarettisti migliori che abbiamo in Italia. Insomma, diciamo questa minchiata la potevamo risparmiare, no perché è manzionno. Però noi ci proviamo. Allora facciamo un po' di musica nel frattempo che noi prepariamo, nel frattempo sì, che sì. Tu canticchi. Cosa vuoi, dimmi? Vuoi una padella? Fare, la padella per friggere. Eccola. La padella per friggere. La padella per friggere, sì. Eccola io qui. Mette... C'hai della mollica per caso? Certo. Poco, perché credo che forse aveva ragione una signora che mi ha detto ci doveva mettere un uovo. Se mettiamo un po' di mollica non è uguale? Poco. Noi ci suggeriscono poco. Sibirica, siamo scassi in cucina. Da qua? No? A fuocherello? Ah, a fuoco dobbiamo giocare? Ah, e dillo! Stiamo prendendo la cucina. Sei, invece in crociera, chissà che avventure. Questa è farina. Vero? Tedesche, brasiliane. Che cose? Uno che... eccolo qua, poco. Tu sai come funzionano in questi casi. Quando manchi per tanto tempo e fai un lavoro come magari lavorare su una nave da crociera o altro, appena torni gli amici ti dicono subito, ma... Bravo. Se tu dici no... Avanti, dai, non fare il modesto. Se dici sì, avanti, va. Guarda, tagliala. Allora, diciamo che io non dico né sì né no. Io dico semplicemente che ero in alto mare. Sì. E uno tempo se l'ha fare passare. E certo. Ok, che fai? Giusto. Un po' vedere sempre mare. Certo. È un'esperienza che ripetereste o no? Guarda, sembra una frase fatta, ma in questo momento trovare un posto di lavoro dove vieni trattato in maniera rispettosa. Sì. Dove vieni pagato in maniera dignitosa. Esatto. E dove hai anche la possibilità di girare, di viaggiare, perché non è soltanto la musica. Fermati un attimo. Ricordati dove sei arrivato, va bene? L'olio e accendiamo la padella. Perché nel frattempo mettiamo dobbiamo... olio di semi, ovviamente. Io metterei olio d'oliva. Va bene. Io metterei olio d'oliva. Continuo. Ovviamente anche questo olio di casa d'Angi. Magari chi su gli tuo papà? Certo. Sì. Ma figlia. E vedi che il prossimo anno a mungere l'oliva bene tu. Ma assolutamente. Io mi ricordo quando ero ragazzino che stavo a Maracina, certo. Non mungeva l'oliva, ma noi andavamo a... Con gli stivali. Bellissimo. Quanto olio ti serve, Carletto? Il tempo per... Un altro poco. Va bene, noi siamo pronti per friggere, questo siamo a posto. Nel frattempo incominciamo a scaldare la padellina per fare le bruschette. Vai. Noi poi abbiamo pronti qui le nostre portate che... Tra un poco riempiremo, ricordo che stiamo preparando delle bruschette, la classica bruschetta che si faceva una volta, quella proprio originale, e poi magari abbiamo delle cosine qua, ci inventeremo come fare delle bruschette. Nel frattempo che sta cucinando qua e cucinando là, abbiamo parlato di Full Monty, è finita la tournée, riprenderà? Non si sa.
magari gli anni prossimi. Abbiamo fatto comunque le piazze grosse, le abbiamo fatte tutte. Vedi, Antonio, con i musical al sud non si ci arriva. Guarda, io ho anche una mia teoria a tal proposito, ma se la dico poi mi attaccano, perciò... Ma tu la puoi dire, dato ma dilla, qui siamo... Qua siamo, abbiamo libertà di parola. Parliamoci chiaro. Hanno regalato, nel vero senso della parola, soldi pubblici a fantomatici direttori artistici che fin quando avevano la cosiddetta minna o la mangiatura vascia, per dirla in termine siculo, sì, la politica andava bene. Oggi invece sono i primi a dire che questa politica fa schifo. Mamma, perché gli hanno chiuso i rubinetti. Se avessero investito, invece di dare magari 100.000 euro al signor Pippo, li avessero distribuiti assaggia sta lì. Le fa mamma d'Angi queste. No, lo devo dire mamma. È normale. Oggi i soldi non ce ne sono e i primi che vengono penalizzati sono gli artisti, pertanto gli spettacoli scadono sempre più. Sì, perché comunque comuni... l'arte è vista come l'ultima cosa, può essere benissimo. E oltre al danno, la beffa, perché vieni qua, guarda, non ci sono soldi. Forse è acceso qualcosa, vedi tu? No, non è acceso nulla. Dov'è? Mettilo più piano. Mettiamolo più piano. No, forse ho spento questo allora. Forse ho spento questo qua. Sì. Stai attento che la nota brucio. Ma chi ma bruci? Siamo? Vai. Bene. Stavate dicendo? Stavamo oltre al dicendo. Danno, la beffa. Scusate se mastico le olive di Casa d'Angelo, ma sono favolose. Perché soldi non ne hanno, ti chiamano lo stesso e poi non ti pagano. Sì, alla fine sì, poi è questo. Io in Giovanna Pidicabanna. Penso che un po' tutti aspettiamo soldi almeno da un anno, due anni, perciò. Anche più. Sì, vero? Sì, anche comunque belli. Voglio dire qui, approfittando degli schermi che mi vengono concessi, che io suono solo custode in de mano, va, basta, non esiste beh, più. Sì. E sì, guai, sì, chi sì, mi chiama e caro, mi si risparmia Antonio, questa telefonata. Adesso ci stiamo giocando sopra, ma è la verità, non è possibile è più andare appresso a gente che poi la devi rincorrere anni e anni per avere un tuo diritto, perché esatto, tu l'hai lavorato, tu l'hai fatturato, tu te lo sei sudato, hai dato. Ma poi Carlo, soprattutto, se soldi non ne hai, la spesa non la fai, se soldi non ne hai, spettacoli non ne fai. Non ne fai, esatto. Cioè, basta, non è che... Se non diventa veramente troppo facile, dai, non si può. Esatto. Anche perché noi viviamo, io lavoro come te, come... No, sai cos'è? Per loro è un passatempo, perché no, tu ti diverti. Esatto. Come loro si divertono magari quando con una delibera si intascano non so quanti soldi. Sì, ci divertiamo sì, tutti, sì, no? Perciò sì, noi apprezziamo la... Ma ora pensiamo alle cose belle, ma alle cose sì, di casa... D'Angie, vedo dei ladri di vino qui intanto. Ci fu un furto di vino, c'è il sereno. Un furto di vino. È stato un furtissimo. A me penso che sia per il cane. Non, ma non, nessuno se tu non lo dicevi, nessuno se n'era accorto. Comunque, io visto che sono stato in Sud America, vorrei fare un brano brasiliano per aprire questa. Vai! Vabbè, perché so che anche a voi piace. Vai, vai. Nel frattempo affettiamo tutto il pane. Mamma, come sei bravo ad affettare, guarda, le fette precise. Per le bruschette. Le metto già su? Cominciamo a metterle su, fallo che falli più fini. Tu dici? No, certo, ma non va. Non devono essere troppo fini. Va bene, come dici tu. Ma che meraviglia. Una che nel frattempo che cucina, sente sta musica. Ma dove, ma cioè, cosa vuoi di più dalla ma vita? Ma veramente. Allora, mettiamolo poco più forte qua, questo, stiamo credo che siamo in perfetto orario perché stiamo preparando le frittelline del nostro Cicireddu, il nostro antipastino di Cicireddu, insieme a queste bruschette che stiamo preparando, che sono a cuocere, questo per il volume alto, li abbrustoliamo come si deve, poi le prepariamo, sistemeremo le cose sul piatto. Cosa ti è rimasto del Brasile, Antoine? Cosa ti è rimasto del Brasile? Che cosa? Ma no! Mamma mia, scherzo. No, un paese bellissimo. Anche se poi sai, è una parola grossa dire ho visto il Brasile. Ho visto le 7 città. Tutto ma sulla su costa. Facebook ci sono sempre fotografie tu abbiato del cabana, abbiato del cabana, abbiato nei locali. Sì, ma la cosa bella è che diciamo io ero lì personale per lavoro, però non ho mai messo una fotografia nella quale stavo lavorando, perché la cosa più bella qual è? Intanto divertirsi. Io ho coronato un sogno sin da quando ero bambino, cioè giocare a pallone con i brasiliani nella spiaggia di Copacabana. Dai! È una cosa meravigliosa perché...
per un appassionato di calcio, il Brasile naturalmente rappresenta la Mecca e la spiaggia di Copacabana, certo, è il massimo. Meraviglioso. Comunque tu là ti saresti divertito. Ma penso poi di sì. Ti dico, a telecamere spente. Spentissime. Spentissime. Ah, spentissime, non sia mai. A che punto siamo lì? Siamo quasi pronti, siamo a buon punto. Ragazzi, siamo a che buon squadrone punto. Qua, guarda, guarda. Siamo a buon punto. Il profumo si arriva? Arriva. E io intanto tampono con le olive. Ma come troppo... sono queste olive? Facciamo una cosa, incominciamo a fare diventare bello il piatto dove metteremo le nostre frittelle di neonato. Quindi vedi tu, usa la tua fantasia con tutto quello che abbiamo qua e facciamo un bel Allora io direi di metterle su un letto intanto di peperoni, così fai tu. Allora spiega naturalmente man mano che fai quello che fai, giusto? Ma sì, che cosa faccio? Abbiamo i peperoni già pronti, ecco, la forchetta c'è. Naturalmente, carica amici che siete a casa, vado ad adagiare. I pipi allo studio sapete fare tutti. Prendiamo fuoco, irrustemo. Diciamo poi, che non c'è tanto lavoro da fare. L'importante è metterli dentro un sacchetto di carta. Di carta. Il coppo del pane, come si suol dire. Un coppo del pane, no? L'avevo detto in maniera un po' più italianizzata, ma va bene, uguale. Ma Giovanna! Dica! Ma io devo sentire la tua voce, dobbiamo far sentire la tua voce. La facciamo sentire adesso. Facciamola sentire questa voce meravigliosa. Fate accompagnare da questo bel giovanotto. Che cosa? Il giovanotto sarebbe lui. No, il giovanotto l'ho capito che è lui. Che cosa vogliamo fare? Vogliamo quello ragazzi, che volete voi. Comunque qui lo dico e qui lo sottoscrivo. Grazie a Carlo Canebba che mi ha fatto veramente coronare questo sogno di poter cantare con il mitico Antonio Ferlito, per la quale nutro una profonda stima da tempi non sospetti, tra l'altro. Ma è reciproca, non ero a conoscenza della tua, mi fa piacere, anche perché vedo che sa cucinare, magari è buono. Per modo di dire. Fuori, mi devo arrangiare. Stai imbracchiando pareggi, perché ormai imbracchiano pareggi, queste ragazze di oggi l'hanno a chiamare imbracchia pareggi. Senti, stai molto calmo. Ecco, fallo bene. Fattelo dire dalla compagnia chi è che cucina, che imbracchia pareggi. Ah, vero, vedi, ci hai dato un'idea. Cioè, la vita di teatro. Cioè, la vita di teatro nel senso non di teatro, quando uno si esibisce. Quando uno sta fuori. Quando uno sta fuori, che cosa succede? Allora, nelle succede città? Grandi cene, grandi mangiate. Cucinate voi? Ma guarda, dipende. Quando siamo, ad esempio, le 3 settimane a Milano, stai in residence, alla cucina, e allora qualcosa la combini. Almeno anche perché a pranzo si risparmia, giusto? Ma sì, certo. E che poi risparmio, siamo lì, sì, perché quando va al supermercato poi hai la cremina, è il dentifricio, è lo spazzolino, è quello e quell'altro, spendi il doppio. Quindi infatti ho fatto una tournée tutte le sere a cena fuori, guarda caso com'è. Comunque sì, grandi ristoranti, grandi bevute. Poi comunque io ho avuto la fortuna di lavorare con Paolo Ruffini, che era, sì, che era nel cast e che mi ha adottata, sono diventata la sua figlia adottiva. Ma meno male. Quindi ogni sera si andava, si provava un ristorante diverso e prova questo vino e prova quell'altro. E veramente ho gustato la cucina italiana e posso dire veramente da Roma in su, dappertutto. Perché abbiamo fatto Roma, Reggio Emilia, Torino, Bologna, Milano, Como, Aosta. La cosa bella è stata arrivare ad Aosta, l'ultima, entrare al ristorante, ci sediamo tutti e sento il proprietario che parlava con la moglie cucina. Mare, come affari? Ok, allora, parliamone, siamo ad Aosta, dove siamo? Ho trovato un locale di messinesi. Vero? Sì. Vabbè, ma i siciliani... E ci hanno fatto mangiare tutto tipico siciliano quella sera, ad Aosta, anzi a Son Benson. Non hai trovato i siciliani in Brasile? Sì, e figurati. Che certo. Senti, ma io due, che dici, due pomodorini li taglio, li metto... Che cosa? Ma no, gli mettiamo le cose qua, mi piace così. Manca un po' di verde. Un po' di verde glielo mettiamo, mettiamo un po' di mentuccia? Metti quello che vuoi, ma ci vuole un po' di verde. Allora, siamo pronti per scendere... Il nostro cicirello cosciaure e favoloso. Sì, l'odore devo dire che è alquanto notevole. Meno male. Notevole. E nel frattempo, adesso dopo, ci prepariamo per fare le bruschette. Allora, ma non sono pronte le bruschette? Quasi, se non sono pronte. Carlo, sono pronte. Io pensavo allora di fare una canzone siciliana. Vai, vai, ci piace. Fammi passare, bambola. Voi dormite ancora.
Va! No, a te piace, Giovanni? Alla grande! Perfetto, allora adesso la facciamo. Così vai, 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 emozionateci. Manca, non manca molto, quindi prepariamoci, muoviamo. Nel frattempo che cantate, io sto preparando, sto chiudendo i nostri, le nostre bruschette. Lussuli è già spuntato di lumari e voi, vedruzza mia, dormite ancora. Veramente stai asciugando l'aglio. Lasciati, sono stanchi di cantare e affrittate da spettro che fora sopra le barconetti suppusati e aspettano quando caccia sto tuo fuoco. Lasciati stare, non dormiti chiui, che penso a dirti dintra sta vanetta, ci sogno pur io, che aspetto a faccia così bella da succa fora tutti li notati e aspetto solo quando va faccia. Ma che meraviglia, ma che meraviglia, ci vorrebbe un applausone, no? Un applauso. Siamo quasi alla fine, siamo quasi alla fine, le polpette sono pronte. Allora, polpette di Cici, come si chiamava? Cici Reddu. Guarda che letto di peperoni. Ti ricordi come l'abbiamo fatto? Ma certo, allora. Ripetilo. Ripetiamo, abbiamo messo in questa ciotola Cici Reddu, parmigiano, uovo, un po' di mentuccia. Abbiamo messo anche il prezzemolo? Sì, certo. Abbiamo messo il prezzemolo, il parmigiano l'abbiamo detto, abbiamo sbattuto tutto quanto insieme, abbiamo fatto delle frittelline, le abbiamo fatte friggere, nel frattempo abbiamo preparato il pane arrostito da mettere sulla piastra, la bruschetta è pronta e il risultato? Purtroppo non abbiamo delle foglie di basilico, non abbiamo delle foglie di basilico. Ma come non abbiamo delle foglie di basilico? Ma li troveremo, noi ve lo consiglio di mettere. Allora, abbiamo fatto questo qua, invece delle bruschette abbiamo bruscolito semplicemente il pane, abbiamo messo, abbiamo queste due, vedete queste... Questo allora, l'hai fatto durante la canzone? Sì, usiamo questa. Allora, abbiamo messo abbiamo brustolito il pane. Qui abbiamo messo del pomodoro fresco con l'aglio sciccato un do pane, proprio sciccato un do pane. Voce del verbo sciccare. Sciccare. Poi invece in queste qua che avevamo dei peperoni già arrostiti e già pronti, le abbiamo messe sul pane per renderlo molto siciliano e poi, sempre con del pane brustolito, abbiamo messo dei pomodori secchi fatti in casa da mamma Gangi. Esatto. Perché questa mamma Gangi sarà non è una mamma, ma un miracolo vivente della natura. E essiccate al sole che avete visto prima. Meraviglioso, all'inizio di puntata. Esatto. Ci siamo goduti questo Vuoi dormite ancora con la maestria. Ma sei amore, ma sei fantastico. Sei favoloso, sei come una sonne tu una sonna nudo. Si vede che siamo arrivati a fine maggio, un cavolo, stiamo mamma morendo. Mamma mia! Noi dobbiamo fare vedere che cosa ragazzi, non è venuto fuori. Ragazzi. Che cosa non è venuto dimmi fuori, un po', ragazzi. Se non è una composizione godetevi di tutto queste meraviglie di Cici Reddu. Cici Reddu, come si chiama? Umucco! Umucco è nuovo. Il mucco è un poco più grande. Il mucco un po' forchette per l'assaggio, amore. Eccole! Posa la chitarra e vieni ad assaggiare, Antonio. Vieni. Se ti assaggia. Forchette, una per me, una per Antonio.
Io ho il mio ventaglio personale. Una forchetta, eccola qua. Qua, ce l'ho io, ce l'ho io, sono pronto. Antonio? Picchi tuo microfono. Lascia stare le olive. Amici, Canepa, cucina che vai? Canepa che trovi! Ci vediamo domani, ma intanto prima che ci vediamo domani vi ricordo che abbiamo fatto queste frittelline meravigliose di Cicireddo. Esatto. Giusto, la parola giusta è Cicireddo. Di Cicireddo. Abbiamo fatto delle bruschette, assaggiamo le nostre favolose polpettine. Antonio, assaggia. Ma quanto è bello questo momento, lo aspettavo da tanto. Buon pranzo! Bruciano, sono buone, posso? No, ma tu bello che in questi programmi di cucina che fanno nei cotto e già uno si è bruciato, e il cotto è mangiato, poi assaggiano, non si bruciano mai. Qui invece uno si brucia, si è cavolo. Esatto. Ma come sono venute? Sono qualche cosa più che buone. Io sai cosa avrei provato? Sì. Io ho un po' di sfuggito. Sì. Uva passo e pinoli per becca ficata. Per becca ficarle, questa con questa nota finale di becca ficarle, noi vi lasciamo, ma siamo pronti con gli orari, siamo a posto? Ci vediamo domani, martedì, con una nuova puntata di cucina. Grazie a tutti, ciao, a domani! Ciao! Ciao. Al posto del